Ciao amici del canale, oggi siamo qui con una nuova video recensione. Eh, come avete intuito ovviamente dalla vi, dal video iniziale, siamo di nuovo in casa Seiko. Questo è il mio secondo Seiko, che eh, non è di mia proprietà. Mi è stato gentilmente eh, concesso eh, dal proprietario per farci una recensione perché praticamente io vidi questo orologio. Eh, mi mi piace, cioè già lo conoscevo, ma quando l'ho visto dal vivo veramente me ne sono innamorato perché per me è un Seiko stupendo. Allora, eh, come avete intuito, è un solo ora e fa vedere il Seiko della linea Presage, esattamente il Seiko Presage SS3H. Eh, ve, mi ha lasciato veramente stupito perché le, le finiture, le qualità veramente qua, siamo a livelli veramente. Ottimi direi. Sì, veramente Seiko qui che ci ha abituati sempre a sportività, ovviamente legata, a, diciamo. Veramente Seiko si diversifica in tutto perché riesce a creare orologi di tutte, accontenta tutti. Ma nell'eleganza sappiamo che il braccio forte è il Gran Seiko, che non solo per eleganza, però Gran Seiko, una, un distaccamento di Seiko, diciamo della linea più esclusiva ma questo non, della linea Presage non scherza veramente tanto veramente per niente perché veramente spero che in video possa trasmettervi la stessa sensazione sia tattile che vabbè tattile non posso e quella visiva veramente siamo a livelli veramente top comunque eh, avvicino la camera cioè avvicino l'orologio e lo vediamo insieme ed eccolo qui il nostro magnifico Seiko eh, Presage SS3H un orologio veramente? Cosa? Allora partiamo dalle impressioni visive iniziali. Cosa possiamo dire? Allora, vediamo che ha un quadrante spettacolare, che, secondo me, è il punto di forza insieme al bracciale. Quadrante con numeri romani, eh, la minuteria interna è in, questa, in questo piccolo cerchio, cioè nel cerchio centrale dove c'è la minuteria e quindi i numeri invece gli indici dei numeri cioè proprio dell'ora dell sono esterne sono alla, al quadrante eh, disposti all'esterno invece di insomma invece di mettere la minuteria all'interno la minuteria qui si trova all'interno eh, abbiamo delle splendide ecco qui il blu delle, che è veramente affascinante il blu delle, de, delle lancette guardate che contrasto lo so che c'è la luce però veramente spettacolare Magnifiche, hanno questa eh, finitura soleil, praticamente sono, mi pare, sono a foglia. Si dica, sì, le lancette dei minuti e ore sono a foglia, molto allungate, oppure sono a daga. No, mi sa che forse sono queste qui, sono quelle a daga. Comunque sono spettacolari, un'eleganza impressionante. Ma poi la lancetta dei secondi continui è magnifica. Ragazzi, scusate ma veramente vederlo così è un orologio spettacolare! Bellissimo con questo color panna del quadrante che è magnifico. Poi abbiamo il um, ore 3: data eh, giorno, eh, sia in italiano che in inglese eh, ed è bianca. A fondo bianco: ecco, si vede il contrasto con il quadrante, che non è bianco, si vede grazie alla finestrella data che è panna. Poi cosa abbiamo? Abbiamo, ecco lo vediamo di lato, questa spazzolatura della cassa, magnificamente lavorata, fatta veramente bene, con la lucidatura delle anze. Eh, la lunetta qui è pure lucida, ovviamente qui, quindi questo contrasto di lucido è satinato. Bracciale meraviglioso, io adoro questo bracciale, i bracciali tipo così, li adoro tantissimo abbiamo questo, e eh, Seiko non è famosa per i bracciali, anche se devo dire la verità, anche questo, non che non sia buono, però l'avrei preferito un po' più grosso, diciamo per dare lustro, ecco, è un po', è maglia piena, finali pieni, però avrei preferito qualcosa di più spesso, una maglia bella più robusta insomma, però come forme veramente sono queste qui tutte incastrate così eh, con i perni, si sì, non sono a vite, sono con i perni ma veramente spettacolare cioè, quello che comunque è veramente il connubio tra bracciale e quadrante è veramente proporzionato passiamo un po' di misure abbiamo un 38 mm di diametro e bracciale è un 20 e misura danza, d'anza è 45 e lo spessore è di 1,2 è un water resistant 100 metri non ha la, la corona a vite, però è 100 metri. E, è un vetro zaffiro. E il movimento è il 4L36 di Seiko. Che conosce, chi è amante di Seiko mai sa che è un movimento rodato con, questa, con la massa oscillante dorata personalizzata. In questo caso, vediamo se riesco a farvela vedere. Eccolo qui il movimento a vista, fondello a vista, lo so che molti non amano il fondello a vista, però in orologi eleganti, perché questo io lo definisco elegante, ma anche da tutti i giorni, per me il fondello a vista ci può stare. E... Il movimento 4R36 è... È... è rodatissimo, quindi non ha bisogno di presentazioni. Il bracciale è a farfalla, con una classica chiusura così a farfalla, si, si apre da qui e... ed eccoci qua con l'orologio. Eh, cosa dire? Allora, eh, oltre a aver già detto mille volte che il quadrante è spettacolare, ma quello che veramente salta all'occhio anche sono le lancette, che sono questo blu che si vede in contrasto così perché ha tr tr trattamento Soleil eh, e la mezzalunetta che si trova ai secondi continui che è veramente spettacolare. Ecco, ah, qui non ho nemmeno la scatola, quindi non posso farvi vedere la scatola, ma ripeto, perché mi è stato gentilmente prestato, quindi ho fatto la recensione com'è, visto così com'è. Allora, qua abbiamo ovviamente il Made in Japan con il, il numero del movimento. E la corona a questa, questa tipo sembra, è ben proporzionata, come è? ovviamente è righetta per bene, quindi vabbè, con i guanti niente si può prendere. Eh, non è loggata, c'è cioè questo pallino qui che veramente mi piace, eh, è tipo dà quasi una sensazione di pilot, dal, come se volesse, la corona volesse fare la corona pilot, però in realtà non lo è perché le pilot sono molto più grandi. Però mi piace, non è una classica corona messa lì e basta, no, è stata fatta veramente bene. I finali sono ben... non vedo giochi, no, ai finali non li vedo i giochi, ma li vedo qua, ma qua è normale, perché questo tipo di aggancio dei bracciali eh, dà il gioco, ma dà anche una morbidezza bellissima all'orologio. Il polso che... È di, il proprietario ha un polso un po' più sottile del mio, quindi non riesco ad agganciarlo Eccolo qui, giusto, farò vedere il polsato, poi se me lo tolgo. Perché viene un po' difficile, allora eccoci qua e niente, ragazzi. L'orologio è questo qui. Io posso dire che per chi vuole optare per un orologio, un orologio eh, della linea Presage, l'SS3H è un, un orologio spettacolare. Bello. Veramente mi ha entusiasmato. Vabbè, la scritta Automatic è pulito, un quadrante pulito. Che questo pan con questo azzurro mi... con questo Soleil blu Soleil mi piace tantissimo. E il bracciale, vabbè, io sono innamorato dei bracciali così. In generale sono abituato ai... cioè, sono innamorato dei bracciali rispetto ai cinturini io preferisco i bracciali. E... Non sempre, poi dipende sempre dall'orologio. Ma in generale, se posso scelgo sempre il bracciale. Questo qui è una veramente l'unica pecca che per me. Ah, perché il movimento non ne, ne parlo proprio? E il 4R36, inutile parlarne. È un movimento rodato, va benissimo, non porta problemi. Fermo macchine tutto altro. e tutto quant'altro. E il, il bracciale? L'unica pecca che avrei fatto, non so se è stata una scelta loro, però, siccome so che Seiko, co... cioè tu non... tanti lamentano il fatto che Seiko co con i bracciali, diciamo non investitando. Eh, però questo qui non so se è una scelta voluta per renderlo più sottile, più polsabile diciamo per renderlo più elegante appunto perché come materiali tutte maglie piene, fatto bene dentro spazzolato, eh, lucida, lucida e spazzolato fuori lucido, alterna lucido e spazzolato non so se è stata una scelta proprio che ha voluto Seiko per questo tipo di orologio eh, credo di aver detto tutto ragazzi, eh, l'orologio è questo qui Adesso lo rimetto sul banco per le, i saluti e le conclusioni finali. Bene ragazzi siamo alla fine del video, allora eh, cosa posso dirvi di questo Seiko? Questo Seiko vi posso dire che a me ha colpito tanto, diciamo che questa linea presagi si differenzia un po' da tanti altri Seiko che io ho visto, non posso dire parlare di Seiko che non ho visto, però questo qui veramente con questo quadrante così mi ha affascinato e mi ha lasciato veramente. A bocca aperta mi piace, lo so, sarò di parte, però, non lo so, mi, mi ha colpito tanto. Non posso dire altro. Poi, io comunque Seiko con me piace tanto come azienda, e quindi niente da fare, mi piace, e il bracciale è doppio snodo a farfalla così, e per questa tipologia di orologio ci sta tutto. E il movimento va benissimo. Diciamo che io l'unico contro, Se vogliamo chiamarlo contro, ma non so se è una scelta aziendale, è la sottilezza dei bracciali. La, io l'avrei fatto magari un po' più grosso, più spesso, non grosso. Eh, però magari è la scelta della casa che ha voluto dare più armonia e più leggerezza all'orologio. Anche se di per sé per me l'orologio è già leggero così. Non come peso vero, ma come, proprio come estetica. È fatto veramente il quadrante top. Nulla da dire. Non ha niente di luminescente. Perché, ma non avrebbe comunque in questo. Anche se. In altre video recensioni ho detto che io metterei sempre la pasta luminescente, però qui mi sa che mi devo rimanciare le parole perché questo è un orologio che... Deve, il quadrante deve restare così. Non sono nemmeno applicate, tutto stampato lì è veramente... per me è bello così. Quindi orologio promosso a pieni voti. E niente ragazzi, non mi rimane altro che salutarvi. Mi raccomando, interagiamo, iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete. Eh, fa sempre piacere, io invito sempre a fare questo e niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.